Vediamo di fare questa presentazione. E questa presentazione che è stata scaturita dopo che ho visto questo video qua. Siamo nel canale di Peter Santanello. Santanello. E qui va a Las Vegas, questa prostituta. A quanto pare non si può dire prostituta su YouTube. Quindi lui l'ha censurato perché non si possono dire verità. Tutto deve essere sugar-coated. E nel nostro mondo così bello e così finto. In questo video lei fa vedere, insomma, come funziona, come queste pro. Istituta, a questo punto non si può manco dire. Ah, però qui l'ha scritto, quindi penso che si possa dire. Ok. Come queste prostitute sono legate ai loro pimp, cioè al loro pappone, credo che si dica in italiano. Però vediamo un po' the bigger picture. The bigger picture è questa qua. A cosa serve la mignotta? La mignotta serve a far girare lo schiavo. Lo schiavo ha qualche giorno per andare in vacanza e divertirsi con la mignotta in vacanza, divertirsi col gelato, con la macchina e tutte queste cose qua, diciamo, no? Per un breve periodo lo schiavo fa il re, diciamo, si diverte, esce fuori da questa cosa qua, da questa vita insignificante che è questa vita qua. Questo lo manda avanti. Qui dietro a questi soldi c'è la prostituta, c'è la macchina, c'è l'ultimo gadget di Amazon. Quindi i gadget di Amazon. Infatti io dicevo, non possono, loro non possono chiudere il sistema quando hanno fatto i lockdown. Loro non possono far, perché a un certo punto era difficile anche far arrivare i gadget da Amazon. Non ti arrivava la roba, no? Ma il sistema non poteva, perché c'è gente magari che pensa, ma adesso il sistema, ci sono quelli che dicono, il sistema fallirà e saremo tutti contro tutti. Ma quando mai? Cioè il sistema non può non dare questa è la carica dello schiavo, cioè quello che c'è dietro a questi soldi, è la carica che manda avanti questo schiavo, no? Ora però come fai ad avere queste droghe? Perché stiamo parlando che dietro questi soldi, vediamo di ricostruire con un disegno che c'è anche la tavoletta qua. Allora, qui abbiamo visto il criceto, no? Cioè l'uomo che corre qua, no? Che corre qua di corsa. Perché qui c'ha i soldi, ok? Dietro questi soldi c'è a sexy lady. E questo è fra i piaceri più forti dell'uomo. Solo questa roba qua può far fare a un uomo le peggio cazzate. Figuriamoci lavorare 8 ore come un coglione per un lavoro che. Perché qual è l'orrore qua? Questo qua, l'uomo è stato trasformato in un ingranaggio. Un ingranaggio che fa parte, se noi mettiamo insieme, per esempio, tutti i lavori che servono per fare lo shuttle, per dire, no? Che è una grande macchina, no? Lo shuttle. Ritorno come ai vecchi tempi a fare questi video, ragazzi, perché qui non c'è nessuno che fa un cazzo, mi diverto a fare queste cose. Che cazzo dobbiamo fare? Se no, l'alternativa è crepare proprio. Quindi, per fare il shuttle,
Ci sono schiavi che servono a tirar fuori il kerosene, qua la cosa che usano per bruciare, no? C'è sta l'ingegnere che ha messo. C'è sta lo schiavo che ha tirato fuori il ferro. C'è sta il trasporto, c'è sta l'elettricista, c'è sta l'idraulico, c'è tutto qua dentro. Una mini. Cioè, fra le macchine più complesse che ci sono, no? Quindi c'è di tutto e quindi possiamo vedere tutti queste professioni che noi facciamo come un ingranaggio che messo insieme questo ingranaggio per dire, certo, rimettiamo giù, messi insieme tutti questi ingranaggi, no? Riescono a fare cose complesse come questa. E questa è la bravura di chi ci controlla, no? Cioè capire il potere che. Oh, cazzo, un'altra volta. Il potere che puoi avere, questa sarebbe la piramide con l'occhio. Il potere che puoi avere. Grazie. Ah, ridro. Il potere che puoi avere se metti insieme tanti ingranaggi così. Però il problema qual è qua che loro hanno? Che un uomo per fare l'ingranaggio, perché noi magari in tribù. In una tribù, per esempio, prima tu potevi fare tanti mestieri e una persona era più intelligente, cioè poteva fare tanti mestieri perché per mandare avanti una tribù dovevi capire un po' di tutto per dire, no? Mettiamo semmai l'uomo fosse mai stato libero, che credo lo sia stato. E per mandare avanti la tribù, questa è la tua capanna col fuoco che esce fuori. Qui c'hai poca gente con te, devi essere bravo a fare un po' di tutto, no? Poi il diavolo, diciamo, come dice nella Bibbia, dice: ma perché fai tutto questo sforzo? Vieni da me, io ti libero la tua mente da tutte queste preoccupazioni. Perché questo uomo doveva essere un fabbro, un cacciatore, un. Doveva capire di tante cose, no? E il rettile, come li chiamo io, dice: ma scusa, ma vieni qua, no? Nella città. Io ho messo insieme tanti di voi coglioni e in questo modo voi non dovete pensare a niente perché ci pensa la Matrix che ho creato io, grazie a voi coglioni, a tutto. E ovviamente è molto allettante come proposta e molti hanno aderito, quasi ormai tutti. Chi è che vive fuori da questa Matrix ormai? Nessuno. Il mio computer è diventato un po' lento. Speriamo che sta registrando. Cosa dobbiamo fare? Questo è un computer di 12 anni, non so quanto c'ha. E anche se è un Mac come quello che ha Morris, il santo. E quindi è molto allettante, no? E questo è il problema dell'uomo, no? Cioè la mela, no? Certo, no, è proprio così, proprio sì, esatto, l'hai fatto proprio come volevo io. È diventato un po' lento, vediamo se ce la fa a fare una mela. No, non ce la fa, è troppo lento purtroppo. Vediamo se riesce a fare la mela. Non ce la facciamo. Il computer è diventato lento. E qui c'è il morso della mela, no? Questo è il problema dell'uomo. L'essere tentato. Pensare che se io vengo qua sembrerebbe un ottimo affare, no? Cioè, vengo nel sistema, non uso più il cervello come lo usavo prima per pensare a tutti i problemi, ci pensa il sistema. Oggi qualsiasi cosa, vedi un articolo qualsiasi articolo di giornale, è orrore puro. Cioè, praticamente gli schiavi chiedono al sistema di fare le cose perché loro direttamente non le possono più fare ormai. Devono chiedere al sistema: per favore, dacci il reddito di cittadinanza perché non abbiamo più lavoro. Come fa un essere umano a non avere più lavoro? Questo succede quando si è schiavi. Perché se tu non fossi schiavo non ci sarebbe mai problema, anzi, non avresti mai tempo di fare tante cose che vorresti fare, ma non ci sarebbe il tempo materiale per farli. Tante cose che vorresti fare, no? Invece si arriva ai nostri tempi, beautiful times, dove
la gente non ha un cazzo da fare e deve, poi a quel punto a condizione che il sistema decide, che magari può essere farsi mettere qualcosa nel corpo e per prendere i soldini. Il sistema è arrivato a un certo livello di tecnologia, anche grazie a noi, grazie ad aver messo tanti ingranaggi insieme, che ormai sa, grazie alle macchine, come fare le cose, tanto che da renderci inutili ormai. E quindi, però per il momento questo teatro deve andare avanti. Ora, io mi chiedevo, mentre vedevo questo bellissimo video di Pietro qua. Questa donna qua dice a un certo punto che lei sentiva che il suo pappone, il suo protettore, diciamo, era come se fosse il suo, sì, protettore, nel senso proprio come una figura paterna, quasi. Tanto da, diceva, cioè praticamente lui gestiva totalmente i suoi soldi, lei non vedeva niente. Ma qual è la chiave qua? Che una persona normale non si farebbe mai trattare così, no? E qui entra in gioco la TV. Le droghe che il sistema immette nel sistema apposta per fottere proprio il cervello delle persone. Molti dicono: "Oh, io fumo solo questo". Sì, fuma, fuma. Fuma, fuma! Fuma, fuma! Povero schiavo. Ma il problema è che quando uno arriva al punto che è dipendente da quella, dalle qualsiasi droga sia, a quel punto è già troppo tardi. E quindi l'importanza di fottere il cervello, di dividere le famiglie, perché è l'unico modo a quel punto per far sì che una donna, senza più una famiglia che si prenda cura di lei, va dal guru. Va da Morrison, gli dai i soldi perché Morrison lo fa sentire che si fa parte di una famiglia. Gli fai i complimenti. No, dico Morrison come può essere la Fusco, come può essere qualsiasi personaggio guru, no? Luke Anali per dire, no? Tutte queste persone qua vedono loro che sono bravi a parlare a questa gente e noi pochi che abbiamo cervello vediamo questo orrore, vediamo come cazzo fanno a cascarci questi. Ma a noi ci sfugge questa cosa. Infatti c'era un video che ha messo sul canale dei marziani, un tizio che parlava, che faceva prima parte del Club Six di Morris. E poi ne usciva fuori e poi si chiedeva continuamente: ma come fanno? Come fanno a non vedere che questo li sta fregando? No, è quello che ci sfugge a noi. Questo che ci sfugge a noi. Loro ci hanno messo anni per fottere le famiglie, per fottere il cervello dell'essere umano, per togliere qualsiasi tipo di freno, per togliere Dio, che sarebbe una specie di freno, no? Perché ti impone delle regole, no? Una volta, cioè, per arrivare a ciò, loro ci hanno messo anni. Quindi noi possiamo dire ai disperati che sono attaccati ai loro guru: ma come cazzo fate a non vedere? Ma forse ci sfugge che quella gente che segue il guru è gente che è stata fottuta mentalmente, purtroppo. Però comunque abbiamo sempre l'opportunità di fare uno sforzo, capire, prima di tutto bisogna capire qual è la vera situazione qua, perché altrimenti noi litighiamo inutilmente con la gente. Magari ci incazziamo, li prendiamo in giro. No, questa gente purtroppo è stata traumata, ha avuto una vita traumata e cerca una figura sicura, una figura paterna. Purtroppo
non saranno così sicuri perché ovviamente loro danno il loro sorriso, il loro consenso solo se gli dai i soldi. E quindi loro costantemente devono dargli i soldi per farsi dire salve bella gente, noi siamo i speciali. Dio è con noi, tutte quelle cose come fa il guru nostro, no? Con la parrucca. E sono talmente ciechi che non capiscono l'orrore di una persona con la parrucca, per dire, no? Questo, cioè, voglio dire, come cazzo fai a parlare a gente del genere? Che non capisce che si sono fatti fregare da una persona con la parrucca. Cioè, capite a che livelli siamo qua? A quale livello di trauma si trovano queste persone? Quindi questa è la gravità della cosa. E una cosa che lei faceva per dire, questa qua, perché lei alla fine del video va in giro con lui, siamo a Las Vegas qua, e siccome lei ci ha vissuto per quasi 20 anni, ha fatto sta vita, no? In questa città. Gli basta vedere le persone che giravano lì per capire tutto, se era una prostituta, che persona era, eccetera, eccetera. E quindi il suo compito, lei ha creato una specie di, così, una, organizzazione che si prende cura di queste persone, cioè che fa in modo di tirarle fuori dal tunnel in cui si trovano. Perché nella loro testa. Perché lei ha vissuto questa vita. Mentre fai quel lavoro, molte magari si suicidano perché non pensano ci sia via d'uscita, per dire, no? Ecco, prendiamo questa come esempio, per dire, no? Questa storia qua, per fare la stessa cosa che fa lei. Cioè, noi siamo questa qua che è uscita fuori dalla Matrix, diciamo, cioè dal giro di prostituzione. Come io, per dire, sono uscito fuori, non è che sono uscito fuori, però ho lasciato il lavoro che facevo come uno schiavo. Sono uscito fuori. Il problema è adesso comunicare con gli altri violentati che ancora si fanno violentare al lavoro. Il lavoro può essere qualsiasi lavoro, perché come ho detto, per mandare avanti un grande sistema servono tanti ingranaggi. Questi ingranaggi sono tutte professioni. Può essere la professione più innocua all'apparenza di tutte, ma tutte, c'è bisogno di tutte per mandare avanti il sistema. Il problema adesso è che molta gente vede solo il zuccherino qua dietro a sti soldi e manda avanti tutto questo ingranaggio, tutta questa macchina, perché lui è la sua professione è un semplice ingranaggio nella grande macchina. Ma lui è cieco totalmente. Lui è stato traumatizzato. E non vede fuori dalla donna, dalla macchina, dal calcio, da questo zuccherino che gli mettono davanti sotto questa forma qua. Lui non vede altro, totalmente cieco. L'unica cosa che possiamo fare noi a questo punto, capendo che stiamo parlando con gente abbastanza distrutta mentalmente, traumatizzata, tutti, anche i normali, tutti sono traumatizzati perché altrimenti nessuno farebbe un lavoro di merda come il 99% dei lavori che fate. Il bello è che io mi devo sentire in colpa con questa gente perché io ho lasciato il mio lavoro e sono un parassita in questo momento, effettivamente. Questo perché magari ci fosse un lavoro per dire da fare. Non ti consente il sistema anche di zappare la tua terra. Per zappare la terra devi comunque avere una casa che deve essere collegata al sistema in qualche modo, altrimenti, o comunque per pagare quelle tasse che devi pagare per la tua casetta, magari che stai per conto tuo, devi comunque avere un po' di soldini. Come li fai questi soldini se il sistema non ti lascia nemmeno vendere i prodotti del tuo orto, se per avere una gallina tu lo devi devi chiedere il permesso al sistema, non lo puoi fare. Quindi l'unica cosa che mi rimane
far capire a questi traumatizzati, cioè che è l'essere normale, l'essere umano normale oggi, qualsiasi esso sia, tutti per prendere i soldi. Come ho detto tante altre volte, il sistema non ti fa fare soldi, non ti dà i soldini. Se io vendessi il mio prodotto qua, qui in casa ho dei pomodori che ho fatto qui nell'orto, non li posso vendere. Quindi il sistema non ti lascia fare soldi con cose che ti potrebbero rendere libero. Non te lo fa fare perché ti vuole tutto, tutti quattro ci vogliono nell'ingranaggio. Così mandiamo avanti il sistema. Così l'occhio sta senza fan cazzo alle spalle nostre. È il bello che vivono, fanno una bella vita senza lavorare. Ah, beh, lavorano mentalmente, a differenza nostra che lavoriamo magari fisicamente, più dei casi. Perché puoi essere anche uno schiavo che non lavori fisicamente, ma usi la mente. Come fa un programmatore, per dire. Quindi il compito nostro è più che difficile, è quasi impossibile. Però consiglio la visione di questo video qua. E se avete testa, capirete un po', vi darà qualche spunto. Vi darà qualche spunto? La gente per dire che in qualche modo si è svegliata, bene o male tutti noi eravamo morti prima, tutti noi eravamo prostitute, come questo video qua, no? Cioè, come questo video qua fa vedere prostituta e lei è uscita dalla prostituzione e sta cercando di far uscire altre prostitute, noi eravamo tutte prostitute, molti di noi ancora sono. Fanno le prostitute al lavoro tutti i giorni e molti di loro si incazzano con me, vengono qua, siccome è gente traumata e mi minacciano dicendo che mi querelano. Dove sta? Dove sta questo qua che mi querela? Mi ha detto leva il video, entro 24 ore ti querelo. Dove sta questo traumato, questo poveraccio? No, publish it. Questo qua. Questa persona ha su Telegram si chiama Leonardo, qui si chiama Carlo. Capite la scissione? Quanti compartimenti ha il loro cervello? Quanto è fottuto? Ma lui non se la può prendere perché tu non hai nome. Tu non si sa se sei Carlo, se sei Lorenzo. Quindi non è che ti sto. A parte che tutto quello che scrivi, che ho pubblicato di te, sono cose pubbliche. Non sono venuto a casa tua a pubblicare cose private tue. Però ovviamente non bisogna usare linguaggio come ho fatto qua, che mi ha minacciato, leva il video o ti querelo. Non si fa quello che ho fatto qua, però io sono un essere umano. E sono un essere umano, cedo anch'io a volte. Però. Cioè, se voi vedete i commenti che ho qua, questo qua mi dice di farmi fuori. Quest'altro qua che si chiama Io ti maledico. Cioè, siamo in questo stato, ragazzi. Poi la cosa bella è che non è che c'è gente sana intorno che magari, che ne so, dice a questi traumati, gli fa sentire un po' la pressione, no? No, nessuno gli dice niente a questi. E loro scrivono, commentano, si sentono, capito? Perché non c'è nessuno che nemmeno li contrasta con i commenti. Non è che a me mi serve una mano, eh? Però è per dire. Uno vede il male e non fa cazzo. Nemmeno commenta per dirgli quanto sono ridicoli, per dire. Però ripeto, ragazzi, io quando mi rendo conto che chi sta guardando il mio video. Però magari se sei arrivato fino a questo punto, magari un po' di cervello ce l'avrai. Mi vengono i brividi se penso a chi sta guardando i miei video. Però ho fatto un video, spero sia stato utile. Ciao.